Grottagli e Rete, siamo con l'assessore Orlando ai lavori pubblici, al quale chiediamo un giudizio, un bilancio di quello che è stato l'anno 2010 che sta per finire e le prospettive, i consigli, anche le critiche per quanto riguarda l'anno 2011 che sta per arrivare. Buongiorno a tutti, il 2010 è stato un anno intenso, fatto di lavoro per quanto riguarda l'assessorato che ho l'onore di dirigere. Mi piacerebbe fare un breve elenco delle opere più significative rispetto a quello che è stato l'attività dell'assessorato stesso. Intanto abbiamo, come ho detto nei giorni scorsi, realizzato l'ampliamento della palazzina IMS in modo tale da scongiurare la dipartita dell'IMS da Grottaglie. Si è finalmente bonificato e chiuso il capitolo di Via Ferraris, realizzando un largo per quanto riguarda la questione che ci ha riguardato negli anni scorsi con il crollo della via stessa. Abbiamo sistemato un tratto di strada che dava molti disagi ai cittadini della periferia, mi riferisco al tratto di strada via Capri e via Brunelleschi. Infine, per quanto riguarda le opere realizzate, abbiamo ridato alla città, anzi per alcuni aspetti, alcuni luoghi del castello, mi riferisco al progetto Curtis, che ha scoperto alcuni luoghi che i cittadini di Grottaglie non avevano mai visti. Per quanto riguarda poi altri lavori che sono in corso, dobbiamo pensare anche ad alcune cose che non sono andate per il verso giusto, mi riferisco essenzialmente al centro servizi per l'agricoltura, che sarà uno degli obiettivi principali del prossimo anno, anche perché abbiamo un problema con l'impresa che vincitrice che ha realizzato fino ad oggi il rustico, che dovremo sicuramente risolvere dal punto di vista giudiziario. Lo stesso dicasi per la questione piscina, è in atto una querela giudiziaria con dell'Erba che dovrebbe metterci nelle condizioni nel prossimo anno di realizzare un progetto di adeguamento della struttura per poi poterla riaprire. Questi sono gli obiettivi prioritari per il 2011. Altro lavoro che dobbiamo consegnare al più presto alla città è il rifacimento dell'isola ecologica, per il quale siamo già addirittura d'arrivo e credo che presumibilmente entro la fine di gennaio dovrebbe essere disponibile per i cittadini, in modo da aumentare e potenziare sempre di più la raccolta differenziata. Per quanto riguarda invece le prospettive per il futuro, visto che siamo anche in un momento di trapasso tra quello che è stata l'esperienza di questi 5 anni, che a mio avviso è stata esaltante dal punto di vista amministrativo, fermo restando che le critiche sono sempre oggetto di miglioramento dell'attività di un'amministrazione comunale, e le critiche non ci sono mancate, e probabilmente anche grazie ad esse che abbiamo a volte modificato, cambiato il tiro della nostra azione per capire dove si stava sbagliando. Dove si stava sbagliando, penso che anche questo sarà oggetto del prossimo mandato amministrativo, che partirà da maggio 2011. E comunque non lasciamo questa amministrazione a chi verrà con un portafoglio di progetti considerevoli, molti dei quali saranno facilmente realizzabili già nel 2011. Mi riferisco innanzitutto a un altro luogo della memoria, che è stato uno dei pallini del mio assessorato. Abbiamo già espletato le gare di appalto per affidare lavori per il primo step di lavori al convento dei Cappuccini, per un importo di 1.400.000 euro circa. Penso che i lavori inizieranno a più tardi entro febbraio del 2011. Questo è un altro fiore all'occhiello di questo assessorato, che ha avuto come filo conduttore il recupero dei luoghi della memoria.
Antiano, Eremo Santa Maria in Cappitelli, l'ex carcere che è stato adibito al laboratorio urbano, Castello Episcopio, tutti i luoghi della memoria recuperati, ristrutturati e resi fruibili per la città. Altro progetto sempre per quanto riguarda la realizzazione del prossimo 2011, è inserito nell'elenco onore delle opere pubbliche, è quello di un rifacimento complessivo delle strade all'interno dell'abitato. Noi abbiamo approvato un progetto esecutivo che metteremo in gara a gennaio del 2011 per 1,5 milioni di euro per rifare un po' il manto stradale delle vie che più hanno bisogno nella nostra città. Naturalmente questo sarà, diciamo, il trucco finale che noi daremo alla nostra città, perché la nostra città, dal mio punto di vista, è una delle città più belle della Puglia, e penso che sarebbe molto più facile per chi amministra e per chi governa che tutti i cittadini la amassero un po' di più. Colgo l'occasione per fare gli auguri alla mia città, a partire da tutte le cittadine e tutti i cittadini, ma in particolar modo a quelli che sono fuori Grottaglie. Il mio augurio è quello di sentire sempre forti le radici che ci legano a questa città e di volerle sempre più bene. Grazie.